Si chiama Regolamento per la cura, la rigenerazione e una fruizione partecipata dei beni comuni urbani, quello approvato in modo congiunto dalla prima e quarta commissione del Comune di Fano. Si tratta di un regolamento che istituisce per la prima volta principi e norme per la collaborazione tra l'ente e i cittadini, sia singolarmente che riuniti in associazioni, ma regolamenta anche in via del tutto unica un rapporto di collaborazione con le aziende private. Questo atto, comunemente definito di cittadinanza attiva, potrebbe prevedere una serie di agevolazioni per i cittadini stessi, come l'esenzione in materia di imposte, tasse e diritti. Nella fattispecie un cittadino o un'associazione di cittadini possono richiedere al comune la gestione e la manutenzione di alcuni beni di proprietà comunale, che potrebbe essere il verde pubblico, potrebbe essere una struttura, qualunque tipo di bene che appartiene al comune. In questo caso c'è una richiesta, oppure il comune metterà a bando alcuni beni e chi è interessato può fare domanda per la gestione e la manutenzione. È stato approvato inoltre il regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale, che permetterà di installare un sistema di videosorveglianza per ragioni di sicurezza urbana, nonché per il controllo del corretto smaltimento di rifiuti nel territorio. Si inizierà da un sistema di telecamere mobili che saranno fatte ruotare sulle circa 300 isole ecologiche di Fano. ASET si farà carico dell'acquisto delle apparecchiature tecnologiche, stimato sulla cifra di pochi migliaia di euro, e sarà poi la Polizia Municipale a visionare le immagini rilevate, valutare l'infrazione commessa e procedere con il verbale a carico del trasgressore. Un freno a una cattiva abitudine che si sta sempre più manifestando dell'abbandono dei rifiuti. Questo vuole essere anche soprattutto un messaggio chiaro nei confronti di chi rispetta le regole e chi invece non lo fa. Quindi chi sbaglia sarà sicuramente punito e dovrà pagare.